Ah, intanto c'è il PNRR che deve essere utilizzato al meglio dalla Regione Abruzzo per rendere più competitivo un territorio che già di per sé, grazie al Padre Eterno e agli antenati, ha tante bellezze, un patrimonio non secondario. Però per quanto riguarda le infrastrutture si può fare molto 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 di più. Cioè, siamo fermi alle infrastrutture della doppia autostrada, quella per Teramo e quella per Pescara, insomma, siamo ai tempi di Gasperi e Natali, insomma, sono passati un po' di anni, io credo che si debba fare un altro salto di qualità. Io penso tanto tempo ci ho messo per venire da San Benedetto a qua, non si può procedere con un'autostrada di fatto che è una corsia sola, sembra una strada comunale, non un'autostrada. E questo penalizza i territori che hanno una vocazione turistica, l'Abruzzo ha una vocazione turistica, una vocazione commerciale, industriale, come collegamenti nord-sud, non si può non puntare su infrastrutture più moderne, l'alta velocità per quanto riguarda le ferrovie, ma anche un rafforzamento per le aree interne della digitalizzazione. Questo lo dovranno fare i comuni insieme alla regione, insieme al Governo nazionale, e poi ci sono gli altri fondi comunitari che si possono utilizzare normalmente, ma serve comunque avere una mentalità diversa. Io credo che il sindaco dovrà dar vita anche a un assessorato che si occupi dei fondi comunitari e dell'utilizzo del PNRR, perché poi ci sono anche soldi per la formazione, perché poi non dobbiamo impedire che i nostri giovani lasciano i luoghi dove sono nati, dove hanno studiato per andare a lavorare magari al nord o all'estero, questo è assolutamente inaccettabile. Quindi anche da questo punto di vista bisogna fare in modo che ci sia un'azione coordinata, studiata, non occasionale. E poi tutti questi fondi dovranno essere accompagnati dalle riforme della giustizia, della burocrazia, del fisco. Sia chiaro, nessuna riforma degli estimi catastali, nessuna tassa sul redditizio sulla casa, nessuna patrimoniale. Noi anche a tutti i nostri candidati sindaci chiediamo di ridurre la pressione fiscale, non di aumentarla, perché se non si riduce la pressione fiscale non c'è crescita, senza crescita non c'è lavoro. Se c'è lavoro aumentano i consumi, se ci sono più consumi aumenta anche la produzione e aumentano anche attraverso l'IVA i soldi che entrano nelle casse dello Stato. È un circolo virtuoso che parte dall'abbattimento della pressione fiscale. O si fa questo o non si cresce. Oggi siamo qui a Lanciano, presente anche il presidente Antonio Tajani, coordinatore nazionale di Forza Italia, per sostenere il nostro candidato sindaco qui a mio fianco, Filippo Paolini, e ovviamente la lista di Forza Italia che in questa occasione qui a Lanciano si presenta con dei candidati anche degli autonomi e partite IVA e dell'UDC. È una bella campagna elettorale, stanno partecipando anche i leader del nostro partito. Lunedì verrà anche la presidente del gruppo al Senato, Anna Maria Bernini. Pensiamo che Forza Italia darà un contributo fondamentale per la vittoria di Filippo Paolini, che sarà senz'altro il nuovo sindaco di Lanciano, e pensiamo che sia soprattutto interesse dei lancianesi avere una persona come lui, di grande prestigio, di grande esperienza, già conosciuto dai lancianesi e che hanno un bellissimo ricordo del periodo in cui egli è stato sindaco di questa città. Credo che Lanciano debba riprendere il percorso abbandonato a suo tempo, e Filippo Paolini è l'unico in grado di ridare una speranza e un futuro migliore a Lanciano. Io ringrazio innanzitutto il senatore Pagano, che sta facendo un grandissimo lavoro qua in Abruzzo, persona stimabilissima, amico di vecchia data e nonché collega, fa piacere anche dire nonché collega. Lui è riuscito oggi a avere qui a Lanciano il presidente Tajani, noi ne siamo veramente orgogliosi. Questa particolare attenzione dei vertici di Forza Italia, così come sarà con il ministro Bernini, non può che inorgoglirci, perché sapete, spesso si vede la politica nazionale come distante da quella locale, e in realtà questa grande collaborazione, questa grande vicinanza non può che farci piacere. È per questo che, ripeto, rinnovo il mio ringraziamento a Nazario, perché grazie a lui se oggi abbiamo qui il presidente Tajani, e grazie a lui se avremo lunedì la Bernini qui a Lanciano.